chiedo al gruppo di minoranza di parlare sull'argomento. Se volete intervenire sull'argomento. No, io non volevo intervenire. Io praticamente chiedevo praticamente che non sia effettuata nessuna ripresa. Nessuna? Nessuna ripresa. Nessuna ripresa? Di questo. Guardi, sulle riprese è semplicemente il presidente che può dire. Io sto esternando il mio pensiero. Io credo che invece, siccome su questa tematica della telefonia pubblica se ne è parlato tanto, sia proprio uno dei pochi argomenti forse che possono essere di interesse veramente della cittadinanza che magari così è assente in consiglio comunale, e visto, secondo il mio umile parere, l'interesse per la città tutta, ho dato l'autorizzazione, che è il mio diritto dare, per fare solo questa parte del consiglio comunale. Penso che non c'è nulla da temere, perché stiamo affrontando un argomento che è di grande interesse e di valenza, come lei stesso molte volte ha evidenziato, non solo per un fatto tecnico, ma soprattutto per un fatto di salute della città. Nessuno deve che la gente sappia quando. Nessuno vede niente, però penso che praticamente tutti gli argomenti che vengono trattati in consiglio siano praticamente, hanno una certa rilevanza, sia per la parte del tempo, sia per la parte giustamente della. Va bene, ci chiedo. Ok. Mi dispiace non accogliere la sua richiesta. Prego. Ma voglio capire. Già il consigliere Francesco ha detto che dobbiamo dotarci di un regolamento. Siamo d'accordo, inizieremo, anche il Presidente ha risposto, siamo d'accordo a dotarci di un regolamento, è bene per tutti, per il Consiglio. Però il signor Salvatoreggio ha detto un servizio, ha detto e chiesto al Presidente solo un punto, il punto dove c'è questa mozione che avete presentato, ma mi sembra certo. Scusi, se l'ho in maniera assolutamente gratuita. Sì, sì. Gratuitamente lo sto facendo, quindi Sì, gratuitamente, perfetto, in modo gratuito. E dico, che cosa ci rimane che si porta fuori conoscenza quello che si dice in quest'aula che è pubblico? Cioè voglio dire, qual è il problema? Abbiamo detto, siamo d'accordo, ci dobbiamo votare di un... Abbiamo detto di un regolamento, ci mettiamo la mano al regolamento, lo facciamo e siamo tutti tranquilli. Io sarei per tutti i punti. Ho dato nei 5 anni passati tutte le autorizzazioni per poter riprendere un consiglio comunale. Deve essere pubblico, me lo devono vedere tutti, ascoltare tutti i cittadini, e riceveremo anche, e abbiamo ricevuto anche, perché ci sono componenti che erano nel passato consiglio, congratulazioni perché riuscivano a vedersi fuori, distanti da Palazzo, il consiglio comunale. Non vedo che cosa c'è di male. Fin quando non si parla, non si esce fuori dalla privacy, non si parla di persone, non si parla di malattie, eccetera, eccetera, si sta parlando di un argomento, non si nomina nessuna persona, non vedo che cosa c'è di male. Dobbiamo dotarci di un regolamento e siamo d'accordo. Io siamo con il Presidente che ha dato l'autorizzazione, questa dichiarazione era solo per dire appoggiamo il Presidente che ha dato l'autorizzazione a fare la ripresa di questo punto. Ma poi viene le prerogative del Presidente. Veramente un punto di esame è stato talmente oggetto. Ma io ho una sola dichiarazione, basta, non vuole, non è. Devo sapere a che punto erano
presentato la mozione il giorno 3 dicembre, quando i lavori delle commissioni, congiuntamente con quella dei regolamenti, ho iniziato i lavori riguardanti appunto la telefonia mobile il 28/10/2013, quindi già un mese prima. L'interesse comunque dell'amministrazione ad affrontare l'argomento comunque c'è stato, si è visto. I lavori della commissione sono andati avanti un po' a fatica, devo dire la verità. La conclusione è stata quella comunque di avviare un cambiamento e un nuovo regolamento, di dotare il comune di un nuovo regolamento, visto che comunque in questo momento non è del tutto sprovvisto, ma ha degli articoli che vanno rivisti, soprattutto l'articolo 2, che comunque è stato dichiarato illegittimo. Quindi si sono tirati fuori, diciamo, dal lavoro delle commissioni, presentando la mozione, quando comunque mezz'ora del presidente era quello. Quindi la commissione di fatto sta lavorando. Sì, comunque sta lavorando e l'idea comunque sia quello di concludere e terminare. Mi sembrava giusto che potete essere da voi. Prego, mi chiedo scusa. No, intanto il regolamento che c'era prima, perché sono una tendenza. Sì, no, infatti io l'ho detto che comunque. No, non è che l'ho detto il regolamento, è stato dichiarato illegittimo l'articolo 2. Sì, però caso. Dove il parere obbligatorio del Consiglio Comunale riguardo la concessione edilizia era stato dichiarato illegittimo. Una porzione, solo un articolo. Un articolo 2 nello specifico. La ringrazio molto, Presidente. Buonasera a tutti, grazie Presidente.
è chiaro che io non posso diciamo evitare di fare qualche richiamo tra virgolette storico della vicenda, perché lo ritengo proprio. L'esigenza di avere un piano è l'esigenza di un amministratore responsabile, quindi sostanzialmente la proposta di un piano non può che essere condivisa da questo punto di vista, anche perché avere un piano significa in qualche modo programmare per il proprio territorio e significa programmare anche nell'interesse del territorio in previsione di quelli che possono essere gli sviluppi dell'argomento trattato. Questa esigenza è un'esigenza che già nasce quasi un decennio fa, vorrei dire quando nell'allora Consiglio Comunale il problema fu affrontato e allora si è deciso un pochino, valutando anche l'aspetto economico e forse più l'aspetto economico, si decise un pochino di affrontarlo con risorse interne. E io devo dire che da questo punto di vista, siccome il lavoro va sempre votato, allora il Comune si dotò di un piano, tuttora vigente, che a mio avviso è un piano che in ogni caso ha prodotto degli effetti. Le cose non possono essere poi o sottovalutate o non valutate nella maniera corretta. Quel piano ottenuto con il contributo di tutti i consiglieri di ambo parti, perché questa cosa va detta, anzi forse l'azione propulsiva arrivava più da un lato che dall'altro, ma in ogni caso alla fine si è condivisa quello che è il piano. Quel piano non è un piano fatto semplicemente da un regolamento, che ancora è vigente per l'ente, perché se è vero che nell'ordinanza del TAR attacca all'articolo 2, alla fine non è una novità per noi che avevamo redatto il piano, per noi che abbiamo lavorato su quel piano, perché sapevamo che l'articolo 2 era stato impostato in modo tale da chiamare in causa giustamente, io qui lo voglio sottolineare, giustamente nel Consiglio Comunale e chiamarla in causa nella maniera diciamo più proficua nella competenza. Quindi un regolamento ancora esiste ed è ancora vigente, seppur con questo distinguo e con questa precisazione sull'articolo. Così come fanno parte e al corrente del regolamento anche un piano per l'individuazione dei siti pubblici che a suo tempo furono individuati, furono discussi e discussi e individuati con questo piano, e fanno parte del piano anche un accordo ANCI Ministero che questo ente ha adottato, quindi ha fatto suo e che poi ha proposto ai gestori del team telefonia. Quindi in qualche modo non parliamo soltanto di un regolamento, ma parliamo di tre atti amministrativi che esistono in questo ente e che nel tutt'ora costituiscono il piano per la telefonia per questo ente. Perché voglio dire che il lavoro ne va sempre riconosciuto? Perché in base a questo piano la comunità ha ottenuto il risultato. Se Omnitel si trova negli impianti sportivi è per effetto di questo piano, non è soltanto vera e bravura del sindaco, vera e bravura dell'assessore, ma è proprio per effetto di questo piano. Che poi questo piano non è stato sostanzialmente, non ha avuto la forza, e qui la carenza del piano, di poter essere imposto a Wind o di poter essere imposto a PNC, questa è un'altra constatazione di fatto che alla fine si va e non si può sottacere. E io ne credo che da questo punto di vista noi dobbiamo valutare questi aspetti. Andiamo all'aspetto diciamo, degli sviluppi di futuro di cui si è molto parlato, soprattutto in quella conferenza. Noi, che si è tenuto qui nel Palazzo Municipale, noi i piani di sviluppo ai gestori li abbiamo di nuovo chiesti, così come ne avevamo chiesti negli anni precedenti per capire quale può essere la programmazione del gestore. Alcuni hanno risposto,
altre non hanno risposto. Ci siamo resi conto in linea di massima che i grandi piani di sviluppo al momento per il territorio non ci sono, però incombo un problema, che è il problema nell'immediato dell'installazione dell'H3G sul sito del privato di Santo Voluzzo, mentre per quanto riguarda gli altri aspetti al momento tutto rimane fermo e non ci sono novità definitive. Ora il piano per l'anno telefonia secondo me deve essere rivisto, e secondo noi deve essere rivisto, e va rivisto sostanzialmente alla luce di quelle che sono anche le novità normative, alla luce dell'ordinanza del TASA. Se pensiamo come viene fuori, diciamo, dalla proposta, dalla mozione, ma anche come è venuto fuori da quell'incontro fatto nella sala verde, di coinvolgere soggetti esterni, è chiaro che dobbiamo mettere nella giusta considerazione l'aspetto economico per ottenere un piano, un aspetto economico che non è, diciamo, di seconda importanza, perché stiamo parlando di un piano da redigersi con un soggetto esterno che molto probabilmente il costo per l'ente si genererà dai 50 ai 60 mila euro. Non stiamo parlando di 5-6 mila euro. È chiaro quindi che io come sindaco e come amministratore vedo positivamente la discussione in consiglio, perché è in qualche modo un impegno gravoso che si prende, che chiaramente graveranno sulla comunità e finirà per gravare su quello che è il bilancio comunale. Così come devo anche dire e devo anche sottolineare quello che è, oltre all'aspetto economico, anche l'aspetto urbanistico, l'aspetto dell'efficacia nell'applicazione del piano. Cioè il piano, una volta redatto, per poter avere piena efficacia, a mio avviso, è necessario che deve essere in qualche modo recepito anche nell'ambito del DRG. Questa è una cosa che ho sempre sostenuto. Cioè non possiamo avere un DRG che poi non recepisce quelli che sono i siti considerati idonei per la telefonia, che non mi considera o non mi riporta nelle planimetrie o nel tavolo questi siti messi a disposizione per la telefonia. E qui subentra l'altro problema che io sostanzialmente riporto al Consiglio, ma che è anche un problema della comunità. In base alla legislazione vigente, alla normativa del settore, noi, nonostante abbiamo avuto un piano approvato nel 2009, già entriamo in una fase di revisione di piano, perché sostanzialmente in base alla normativa attuale il piano va revisionato ogni 5 anni. Ed è questo anche un altro problema che voglio esternare e che voglio portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Cioè noi sostanzialmente nel bilancio del 2014, oltre ad eventualmente prevedere le risorse per il piano della telefonia mobile da poter poi spalmare un paio di esercizi finanziari, dobbiamo necessariamente prevedere se le due cose devono camminare parallelamente, e secondo me devono camminare parallelamente, anche le risorse per la revisione del DRG, perché ripeto, il piano a mio avviso, ma non so, qui c'è il dottor Monaco e quindi potrebbe anche correggere se sbaglio, c'è anche l'assessore urbanistica, quel piano di telefonia eventualmente va recepito anche nel piano del DRG. E qui l'altro aspetto economico ed urbanistico. Per la revisione del PRG abbiamo bisogno, noi stimiamo in maniera estremamente così restrittiva e forse sbagliando, che necessitano dai 60 agli 80 mila euro, e vi spiego subito per quale motivo. In primo luogo perché si sono notate carenze sullo studio agricolo forestale e deve essere dato in carico per essere rivisto nella sua totalità. In secondo luogo perché ne vanno fatto necessariamente lo studio geologico. E in terzo luogo, una cosa estremamente importante che credo di non sbagliare, perché dobbiamo andare a sottoporre il nostro PRG a procedura di via Navas. E quindi neanche lì sostanzialmente una procedura imposta dalla norma che ne ha un suo posto.
solo per fare questi tre passaggi che sono propedeutici alla revisione del piano, noi già investiamo di quei 60-80 mila euro. È chiaro che se pensiamo di affidare la revisione all'ufficio tecnico, al quale peraltro dobbiamo ancora da pagare nei tecnici interni, riconoscere le risorse del piano da adottare, all'incirca ne avrete bisogno, ma anche in questo caso possibilmente spalmato su due esercizi, ha bisogno dei suoi 100-120 mila euro. Quindi l'aspetto economico è un aspetto del quale non possiamo prescindere e che dobbiamo, al quale dobbiamo prestare la giusta attenzione. Volevo rilevare anche un altro aspetto, che è l'aspetto, vorrei dire, poi della responsabilità nella competenza che ognuno di noi riveste, nel ruolo che ognuno di noi è riveste. Non è detto che Don Piano, che viene fuori da un attento studio sull'intero territorio, non solo del centro abitato, perché questo già mi è stato chiarito da altri e da soggetti competenti, non è detto che vengano fuori solo questi o solo i siti pubblici che noi inizialmente avevamo individuato nell'ambito di quella volumetria. Potrebbero venire da fuori sia siti pubblici ma anche siti privati riconosciuti idonei che alla fine possono essere inseriti nell'ambito del piano e che questo consiglio poi sarà chiamato ad approvare. Questo non è da escludere, perché non lo può escludere nessuno, perché sostanzialmente è vero che il consiglio poi ha l'ultima parola, ma è pure vero che in sede di consiglio poi non possiamo sostanzialmente dire o prima del consiglio o in sede di consiglio questo non lo vogliamo perché non ci piace, questo lo vogliamo perché ci piace, perché sostanzialmente un piano poi va approvato in quella che è la proposizione, seppur dopo la discussione, ma va anche approvato. E io qui devo dirvi che ci sono esempi di municipalità di questa provincia che un piano l'hanno commissionato ma che poi di fatto non l'hanno mai approvato. È una cosa sulla quale come amministratore mi sento un pochino di esternarla e di portarla in questo consiglio comunale, perché non vorrei che poi tra una cosa e un'altra spese le risorse, comunque dato che si incarica all'esterno, non ci sentiamo poi di poter approvare di quello che può essere un piano nel modo in cui ne viene proposto, perché a quel punto dovremmo fare una riflessione sulle risorse che sostanzialmente verrebbero impegnate. E ultimo passaggio, perché ritengo importante farlo, è il discorso della tempistica. Non è che fare un piano o all'interno o all'esterno sostanzialmente oggi ne si dice e domani si fa. Cioè per un piano in soggetti esterni, ma non contattare, già contattare tempo sono informazioni che alla fine vogliono un termine, cioè un periodo temporale che si aggira fra i 2 e 3 anni. Non stiamo parlando di un piano che oggi lo commissioniamo comunque, lo commissioniamo nel momento dell'approvazione del bilancio o comunque nel momento in cui sarà possibile domani il piano sostanzialmente richiede tutta una serie di studi giustamente di quelle che sono le propagazioni dei campi elettromagnetici in modo tale da poter verificare quelle che sono diciamo le minimizzazioni della sovrappopolazione e la copertura del territorio. Studi che richiedono chiaramente un periodo che è un periodo che chiaramente non si chiude nell'arco di un mese, e quindi nel fare affermazione o nel fare passaggio del tipo il piano mi risolve questo problema di immediato, il piano bisogna un pochino essere cauti, perché chiaramente nessuno questo lo può garantire. Quindi queste sono delle cose assolutamente importanti sulle quali dobbiamo riflettere e sulle quali sostanzialmente dare un'indicazione in maniera oggettiva e in maniera responsabile in previsione di quelle che sono le cose che si vogliono fare. Io per concludere quindi non sono contrario, anzi mi professo favorevole a un piano, ma sostanzialmente con tutte le considerazioni che ho voluto esternare e che in qualche modo ho voluto estendere ad ogni consigliere per le valutazioni del caso. Grazie Presidente.
lei, signor Sindaco, chi chiede di parlare? Gruppo di maggioranza, prego. Grazie Presidente. E allora, come scene, grazie signor Sindaco, ha ripetuto le stesse cose che abbiamo sentito nel preconsiglio, perché ci ha illustrato in maniera veramente tutta questa tematica parlando di questo piano. E tutto il gruppo ha detto subito che è d'accordo di dotarsi di un piano, però al dispositivo, come abbiamo detto, di aggiungere compatibilmente con le risorse economiche che l'amministrazione riuscirà a reperire. Perché abbiamo ascoltato il sindaco, quello che ha detto questa sera non ha cambiato la virgola, ha detto quali sono le risorse economiche per quanto riguarda sia il piano e sia il piano regolatore generale per abbinare le due, sia il piano della telefonia e l'altro, che ha detto poc'anzi quali sono le somme. E allora tutti insieme abbiamo detto noi siamo d'accordo a questa mozione, perché è giusto che il nostro comune si doti di un piano inoppugnabile come scrivete nella mozione, ma dobbiamo solo aggiungere compatibilmente alle risorse finanziarie che l'amministrazione riuscirà a reperire. È importante questa aggiunta, e poi così possiamo votare la nostra sia richiesta di... Quindi se non è proprio... Prego. Il consigliere mi dice di inserire come se mettete anche voi, Fabio, così, di attivarsi per la costruzione di un piano per la telefonia mobile, sì, compatibilmente con le risorse... Con le risorse che l'amministrazione riuscirà a reperire. Allora, pongo alla votazione questo inserimento nel dispositivo. Chi è d'accordo resta seduto, chi non lo è si alzi. Presidente, posso prendere? Sì, non è proprio da chiedere. Io ho apprezzato il discorso che ha fatto il sindaco quando ho aspettato giustamente gli scenari che verranno praticamente successivi al piano. Io volevo capire una cosa: gli importi relativi alla preparazione praticamente del piano, alla redazione del piano, poi gli importi per la variazione del piano, visto che praticamente il piano regolatore deve andare in revisione, quindi questi importi dovranno essere messi in un modo o nell'altro già in gioco, sì, certo. Giusto? Quindi a prescindere dal piano di telefonia. Ma però forse non si è accorto che... Non si è accorto il fatto che le due cose... Sì. Quindi, ma praticamente... E poi volevo capire una cosa. Cioè, possiamo parlare di somme se automaticamente questa amministrazione ha già conferito o intende conferire incarichi a persone X, terzi, interni o esterni, i quali giustamente possono presentare un programma, e quindi il programma con il relativo costo, come che si vuole. Ecco, una volta, perché praticamente, siccome il sindaco ha parlato, ci aggiriamo intorno ai 100-120 euro eccetera eccetera per fare quello, per fare quell'altro, questo non da un'indagine specifica, da quanto si sa, non penso che sia praticamente data l'importanza dell'argomento che praticamente tutto questo sia messo su carta, e quindi quando parliamo praticamente di cifre. Il sito va comunque rimarcare il fatto che dotarsi di un piano comporta sicuramente poi una successiva, un impegno economico, e quindi vuole responsabilizzare, a mio parere, il Consiglio Comunale. Solo in questo senso l'ha evidenziato, nel senso che la scelta comporta una spesa, e noi responsabilmente, siccome siamo tutti d'accordo, consigliere, responsabilmente... Prego,
riparla di Big Green, anche se non è stato detto chiaramente, dice, siccome bisogna prevedere le risorse per il PRG, poi queste risorse eventualmente si chiedono alla regione per quelle che sono i contributi previsti dalla norma. Visto che non è stato trattato, non è proprio così, nel senso, e quindi entriamo ora in un altro campo che è questo qui, perché si fanno le norme ma poi non si mettono le risorse, quindi è sempre questo discorso che è facile un pochino con la norma riversare il problema dall'ultimo anello del carro che è la pubblica amministrazione o l'ente locale per poi dire della tua. Cioè noi perché ho fatto l'affermazione del PRG? Perché fatta la norma, il PRG si revisionava ogni 10 anni, fatta la norma dei 5 anni uno si aspetta e dice beh, allora continua a esserci il sostegno che prima c'era per gli enti locali nella revisione del PRG. Noi sostanzialmente al PRG approvato nel 2009 ancora aspettiamo buona parte dei contributi che la regione ci dovrebbe dare, che ogni anno chiediamo per non dirsi che l'ente poi non li ha richiesti. Quindi ogni anno diciamo siamo entrati nel 2014, invito il dottor Monaco, ma c'è lui lo sa, le stesse lente, gli cambiamo le date, gli chiediamo contributo per lo studio agricolo forestale, per lo studio geologico, per quello che è l'incarico di interno all'ufficio tecnico, c'è una norma, cioè non è una, è una norma regionale. Che prima effettivamente la regione partecipava alle spese, ora è da quasi 4-5 anni che sostanzialmente non mettono nulla, o per meglio dire mettono delle somme all'inizio e poi in fase di assestamento vengono cancellate, perché la verità nel 2013 fin dall'inizio non hanno messo nulla, così non ci sentiamo presi in giro. Allora da questo punto in questo caso è chiaro che già il problema è stato anche sollevato all'ANCI, perché è un problema serio, è un problema importante. Iniziare la revisione nei 5 anni significa sostanzialmente andare a prevedere delle somme, che in queste somme non è che alla fine si fanno come è avvenuto una volta, li mettiamo in entrate e in uscite perché poi molto probabilmente entreranno dalla regione. In questo caso diventa una voce di costo di bilancio, perché verranno inserito da come voce di costo del bilancio e quindi l'ente sostanzialmente se ne va a revisione deve anticipare, quindi li deve impegnare ed eventualmente già sulla base di quella somma deve procedere alle fasi macroprevedibili. Per questo ho voluto sottolineare il passaggio economico, perché è un passaggio estremamente importante, perché diventa una voce di bilancio, una voce di costo a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Mentre prima in parte si mettevano in partita di giro, a questo punto sostanzialmente considerato quelle che sono le previsioni del bilancio regionale, come si fa a prevedere delle somme che molto probabilmente non entreranno mai? Diventa totalmente una voce di costo. Questa è una cosa della quale sostanzialmente dobbiamo tenere conto. E io l'altro aspetto che individuo estremamente importante è quello dell'Unione. Ho parlato prima perché poi magari per questa cosa nell'ambito dell'Unione io sarei dell'idea di portare di nuovo l'argomento, perché come ne già verificato in passato e come tra l'altro ne è venuto fuori in quell'incontro tenuto nella sala verde, è probabile che io mi dodo di un piano, poi il comune di Signore non ha il piano e il territorio ci arriva fino alla forza eccetera di dato, e a questo punto per accelerare l'ostacolo partendo la potrebbero posizionare diciamo nel comune di Signore. Io lo trovo auspicabile sia nel contatto all'interno dell'Unione per verificare soprattutto con il comune di Buscemi e con Canicattini, ma soprattutto ma anche con Noto, perché nel Noto è quello che ci entra, cioè che si avvicina al nostro centro abitato. Cioè un passaggio con Noto va fatto per quello che può servire, ma va assolutamente fatto. Poi un'altra cosa che la voglio sottolineare, io se la Commissione lavora e auspico che lavori la Commissione, non è che alla fine non è detto che noi possiamo
arrivare a una revisione del piano anche con le forze nostre. Però nel chiaro siamo adulti che ormai che conosciamo l'argomento, noi con le forze nostre possiamo arrivare fino a un certo punto, al di là di quel punto sicuramente non possiamo andarci perché non abbiamo le professionalità all'interno dell'ente e non abbiamo neanche la strumentazione che potrebbe essere necessaria per poter andare al di là di quelle che sono le nostre possibilità e le nostre capacità. Quindi a redigere un regolamento possibilmente ne possiamo arrivarci. Anche a riproporre un piano con i siti pubblici, cioè una planimetria con i siti pubblici, possiamo arrivarci. È chiaro che laddove ne dobbiamo poi andare a verificare l'idoneità dei siti, è chiaro che a questo punto non ci arriviamo più. Ma da questo punto di vista io non escludo, e anzi ne ripeto, ne auspico, che la Commissione ne continua a lavorare e continua a lavorare con fermezza e con la convinzione di quello che si fa. Se a sto tempo si è fatto un piano perché c'è stata la convinzione da parte dei consiglieri di redigerlo e di portarlo avanti. E questo è un dato di fatto che io ripeto sempre e che va ripetutamente sottolineato. Bene, allora passiamo alla votazione per l'inserimento compatibilmente con le risorse che l'amministrazione compatibilmente con le risorse finanziarie che l'amministrazione riuscirà a reperire. Chi è d'accordo resiste tutto, chi non lo è si alzi. Passiamo adesso invece a votare la mozione così come indicata e con la variante appena inserita. Chi è d'accordo resiste tutto, chi non lo è si alzi. Approvata all'unanimità. Bene, esauditi i lavori del Consiglio Comunale, chiedo chiusa la seduta e auguro a tutti buona serata.